Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche questa settimana sul mio canale. È appena arrivata la mia nuova scrivania della FlexiSpot. L'ho ordinata perché mi serviva qualcosa che mi aiutasse nelle ore di lavoro e soprattutto ora che ho un canale diciamo un po' più impegnativo, anche quando sto seduto per montare tutti quanti i miei video. È una scrivania veramente robustissima, ma la sua particolarità è di avere due motori che lavorano in sincrono per poter alzare ed abbassare il piano di lavoro. Io in questo momento sono seduto su uno sgabello che è circa un'ottantina di centimetri di altezza ed è per me una posizione perfetta, visto che io soffro di schiena e posso inarcare la schiena mentre lavoro. Alternativamente posso anche stare in piedi. La regolazione della scrivania mi consente di portare il piano fino a 128 cm. Io in questo momento ho soltanto un portatile, quindi 120 kg potrebbero sembrare esagerati, però pensate a chi per esempio ha un triplo monitor con tanto di staffa pesa per reggerli, che solo quella pesa una decina di chili, magari un case, e la cosa importante è che più i motori sono potenti, quindi più portata ha l'intero sistema, meno andrà a sforzare, quindi più il sistema sarà duraturo nel tempo e soprattutto funzionale. Voglio mettere diciamo alla prova questi 160 kg di portata con i miei 88. Vediamo come si comporta. Devo dire che non ci sono impedimenti, i motori funzionano tutti e due in perfetta sincronia, quindi il tavolo è estremamente stabile. Ora siamo a circa un metro di altezza e procede con una velocità di circa 3 cm al secondo. Siamo a 110 cm, l'altezza massima è 128 cm. Ecco qui, portata massima 160 kg, mi ha alzato con grande facilità. Proviamo a scendere. Test di stabilità assolutamente superato. Ora, non che servano 160 kg di portata, questo però sta a dimostrare non solo la resistenza, la forza e la straordinaria stabilità di tutto quanto il sistema. Comunque consideriamo un computer, magari un supporto per un triplo monitor e il peso dei monitor e andiamo già a fare una trentina di kg. Con una portata di 160 kg voi avrete un prodotto che ha una garanzia di 10 anni che sarà stabile e duraturo nel tempo. Un'altra cosa molto interessante è l'estrema silenziosità del sistema. Può essere tranquillamente utilizzato anche durante la notte, non sveglierete nessuno. Ma la cosa che mi piace più di tutto è la possibilità poi di programmare le varie impostazioni di altezza in modo da poterle riprendere immediatamente, semplicemente premendo un tasto. Come si fa a memorizzare un'altezza? Allora, prima di tutto, così si fa salire il piano e così si fa scendere. Molto semplicemente. Abbiamo già la preimpostazione di posizione retta, posizione da seduto e poi abbiamo altre due posizioni programmabili. Andiamo a abbassare il sistema fino a raggiungere la posizione desiderata e poi premiamo il pulsante M più seduto. Quando siamo in piedi facciamo la stessa cosa. Proviamo la scrivania, ci mettiamo in posizione retta, poi a questo punto andiamo a premere M e premiamo posizione retta. Questo ci avrà praticamente memorizzato la nostra posizione da in piedi. Va in stand by se non la si utilizza per qualche secondo. Per quanto riguarda invece il sollevamento e l'abbassamento del piano, c'è un sistema di sicurezza la cui diciamo sensibilità è programmabile sempre attraverso questa plancia. Trovate comunque le indicazioni all'interno delle istruzioni. Praticamente quando il piano sale e scende c'è un sensore che sente se c'è una qualche diciamo pressione. Quando il piano sale basta toccarlo e il sensore fa fermare i motori. Stessa cosa quando si abbassa. Quando si abbassa e trova un qualsiasi ostacolo, a seconda chiaramente della sensibilità che abbiamo impostato, i motori si fermano e questo è molto importante soprattutto se abbiamo bambini in casa. È diciamo un sistema anticorruzione collisione elettronico. Vedete, il sistema rileva che c'è un ostacolo e i motori si fermano. Diciamo che a seconda anche del tempo che devo passare alla scrivania, io posso regolare con delle impostazioni già programmate l'altezza del piano. Io adesso per esempio sono in piedi a un'altezza di circa 109 cm con il braccio ad angolo retto sulla tastiera. Se invece decido di sedermi perché sono stanco, mi basta prendere la sedia e impostare il programma 2. Quindi è molto molto comoda poter trovare immediatamente l'impostazione memorizzata tutte le volte di cui ho bisogno. Quindi alla plancia poi c'è una comoda presa USB per la ricarica del cellulare, 60 giorni di tempo per il diritto di recesso e una garanzia di 10 anni.
Io ho scelto questa configurazione che è una configurazione 140x80 che è più che sufficiente alle mie esigenze. Comunque sul sito potete trovare tutte le essenze di colori, ma non solo, potete trovare anche una personalizzazione della forma del tavolo, oltre chiaramente a dimensioni del tavolo superiori a quella che ho scelto io. Potete anche comprare soltanto il sistema motorizzato e scegliere, diciamo, di installare una vostra tavola, e con una portata fino a 160 kg potete metterci anche un bel tavolone di legno massello senza nessun problema. I motori sono due, brushless, sono in sincrono, hanno una sincronia perfetta nell'alzare e nell'abbassare il tavolo. Per quanto riguarda il montaggio è estremamente semplice, comunque in descrizione vi metto il link sempre della FlexiSpot dove viene mostrato tutto il montaggio passo dopo passo. Possibilità di personalizzare l'altezza del piano da 63 fino a 128 cm. E vi devo dire che questo tipo di posizione per lavorare al computer alternato alla seduta è davvero comodissimo e mi fa chiaramente rilassare molto la schiena. Questa in particolare è la versione con due motori sincronizzati. C'è anche una versione più economica con soltanto un motore che trasferisce attraverso un sistema con un ingranaggio il movimento all'altro piede. Sistema calamitato, cioè questa sorta di tessuto semirigido che praticamente va a nascondere tutti quanti i cavi e potete nascondere tutto il cable management. Basta tirare tutto dentro e poi far aderire la parte magnetica e tutto sarà nascosto in ordine. Questa parte invece in sospensione è un ulteriore ripiano che può essere utilizzato per ciabatte, alimentatori del monitor, anche per ospitare magari quei piccoli mini PC a forma di cubo. Quindi una soluzione estremamente comoda per tenere tutto ordinato sotto il tavolo. Ma soprattutto la cosa che mi piace è che con l'altezza massima io posso operare sotto il tavolo senza, diciamo, dovermi piegare o assumere posizioni particolarmente scomode. I prezzi, diciamo, vanno dai 250 euro fino ad oltre i 500 euro. Vi metto in descrizione tutti quanti i link dell'azienda, i link di questo prodotto in particolare, così se ci volete dare un'occhiata avete già tutti i link a disposizione. Mi raccomando poi date un'occhiata al sito perché con l'avvicinarsi del Black Friday avrete molte offerte a disposizione. Io lo consiglio a tutti quelli che vogliono una personalizzazione assoluta della propria postura, sia da seduti che da in piedi, soprattutto per quelli che poi hanno problemi di schiena. Con questo avrete un grosso sollievo perché potreste trovare davvero la posizione più adatta alle vostre esigenze. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti!